Ammontano a oltre 6 milioni di euro gli investimenti destinati al Piacentino per l'edilizia scolastica, approvati dalla Giunta dell'Emilia Romagna, su un totale di 100 milioni in tutta la regione distribuiti in 172 cantieri. Si passa da una cosa importantissima, cioè la sicurezza dei nostri studenti nelle loro scuole, messa in sicurezza in generale, gran parte adeguamenti eh, sismici, ma anche manutenzioni, ma anche in qualche caso nuove scuole. In ogni caso, scuole più belle, più moderne e più sicure. Nel Piacentino gli interventi sono sette in tutto e il piano della Regione ne prevede quattro per quasi 3 milioni e 400 mila euro a Vernasca, Villanova, Al Respighi e alla 2 Giugno. Il piano della provincia invece ne prevede tre per 2,9 milioni di euro e riguardano l'ITIS di Fiorenzuola e due al Colombini. Soddisfazione per il presidente della provincia, Patrizia Barbieri, che spiega che l'ente considera una priorità investire sulla scuola sia per mettere in sicurezza gli edifici sia per adeguarli alle esigenze di una moderna didattica. Solo per l'anno in corso, prosegue, abbiamo previsto investimenti in edilizia scolastica per circa 4 milioni e mezzo di euro.